Allora, mi arrivano tante domande sulla preparazione della parte della pasta madre che ci serve per panificare, magari cose che io do per scontato, che invece chi è che sta alle prime armi, specialmente per la panificazione, non è così. Allora, adesso faccio una prova pratica. Devo panificare, devo fare l'impasto nel pomeriggio, per il giorno dopo. Quindi vado, ho tirato fuori la mia pasta madre dal frigo. Allora, questa sono 3 giorni presso poco che l'ho rinfrescata. E adesso, come vedete, si è abbassata. Prima era bella, c'era una bella cupola sopra, invece adesso si è abbassata, quindi è ora, potrebbe anche stare altri 2 giorni. Però io la rinfresco adesso così ci tolgo la parte che mi serve per panificare. Quindi bilancia, contenitore per sciogliere la pasta madre e qui cosa faccio? Ci tolgo, guardate, l'inizio. Questo potrebbe, è molto morbido, vedete, non è duro, quindi volendo lo posso anche usare. È quello che in gergo si chiama esubero. Lo metto via, ma io di solito lo butto. Perché lo butto? Perché siccome ho questa, perché non vedo perché devo usare l'esubero, no? Potrei anche usarlo, eh? Allora, azzeriamo la bilancia e mettiamo. Allora, se è tanta non la metto tutta, perché altrimenti raddoppiando mi diventa tantissima. Quindi io ne metterò 150. Ecco qua. Che vi faccio vedere 150. Ok, perfetto. Da questi 150 io tirerò fuori il pezzo che mi servirà per panificare e il pezzo da rimettere in frigo. Io faccio sempre così, evito di togliere un pezzettino, cerco sempre di rinfrescarla tutta. Si può anche fare, togliere un pezzettino, però poi vi collassa ancora di più. È preferibile rinfrescarla tutta. La pasta madre si può rinfrescare anche tutti i giorni volendo, eh. Se ci serve, si fa, perché no? Bene, mi lavo per prima cosa il barattolino, oppure se ne avete un altro di ricambio, usate quello. Io uso per rinfrescare farina zero. Qui sto usando la farina del mulino cipolla di Terracina. Quindi azzero la bilancia, 150 grammi, 50% di acqua, metterò 70 grammi, 75, metterò, mi tengo un pochino sotto del 50%, ma proprio un pochino, quindi aggiungo, troppa. Così è troppa, 73 grammi. Ok, allora io non uso frullatori, cose varie, ma questa è una mia abitudine. La mia pasta madre, sono 5 anni che ce l'ho, l'ho sempre fatta così con le mani, semplicemente la sciolgo con le mani. Questo mi comporterà poi una perdita di peso finale, ma non importa perché le proporzioni sono quelle. Se anche fosse un pochino di meno, poi al peso non cambia niente, l'importante è mettere le proporzioni giuste. Poi, sinceramente, una volta messa l'acqua giusta, non è che cambia grammo più, grammo meno con la farina, perché poi vi farò vedere che si tira la farina giusta. Quindi, volendo, potrei andare anche ad occhio io. Naturalmente, adesso non lo faccio per voi. Ok, qui la sciolgo grossolanamente, così, ecco qua. E rimetto sulla bilancia. Secondo passaggio. Allora, noi avevamo 150 grammi di pasta madre solida, giusto? E qui dobbiamo mettere 150 grammi di farina. L'acqua l'abbiamo messa e andiamo così. Arriviamo a 150, senza problema, grammo più, grammo meno, come vi ho detto, poi quella in eccesso rimane. Ok, qui
Lavoro un pochino con il cucchiaio all'inizio e poi vado con le mani. Quindi, una volta girato un pochino così, poi procedo con le mani. Naturalmente questa è tanta perché io devo tenermene un bel pezzetto per panificare, altrimenti ne avrei rinfrescata soltanto, che so, 70 grammi, ad esempio. Procedo sempre con le mani. Adesso perché sto spiegando le cose a voi, ma veramente ci vuole pochissimo a fare questa cosa. Come vedete la farina sì, la metto tutta, però potrebbe anche essere troppa e rimane se è troppa, eh? Però la sento già che così è giusta. Questo per dire che si potrebbe fare con la farina anche ad occhio, eh? Le nostre nonne facevano così, non è che stavano lì a pesare. Lavoro così, un pochino, senza strapazzarla troppo, eh. Anche se la lasciassi grezza sarebbe lo stesso, perché la pasta madre lavora da sola tranquillamente. Ok. È pronta. Allora, ora vi faccio vedere con pochina perché ho avuto questo appunto da un mio iscritto. Ma se 100 più 100 più, dice come mai poi il peso finale? Semplicemente perché ci rimane attaccata alle mani, alle pareti della ciotola. Se io vado a pesare adesso dovrebbe essere 3,75 di regola. Se avessi fatto con un mezzo meccanico sicuramente era precisa, ma con le mani qualcosa si perde. 3,62, quindi ci siamo quasi, ma non importa perché le proporzioni sono comunque giuste. Ora, questo è il barattolino pulito, questo è il bicchiere dove metterò la parte che mi serve per panificare. Vediamo così a occhio, dovrei tenermene all'incirca un 100 grammi, 127. Vabbè, la tengo tutta perché magari mi può servire di più. Quindi questo pezzettino me lo metto nel barattolo, nel bicchiere, scusate, nel bicchiere che mi servirà poi una volta che è raddoppiato. Questo va usato al raddoppio, minimo 4 ore, d'inverno anche qualche cosina di più, quando è raddoppiato che sta nel pieno delle forze lo uso per fare il pane, la pizza, quello che voglio. E questo, sì, lo so, per le esperte queste cose sono scontate, ma vi assicuro che ci sono tantissime persone che mi fanno delle domande, proprio perché sono alle prime armi, delle domande che per noi sono scontate e invece no. E questo pezzo me lo infilo, scusate, il barattolo un po' strettino, però deve essere così, deve essere strettino. Lo metto dentro, non fa niente, la croce si fa tanto per farla, ma se anche non la faccio è lo stesso, eh? Si fa per tradizione questa croce, credo. Questo qui lo ricopro con la stessa pellicola bucherellata con lo stecchino, questa è quella che già c'era. Io lo tengo giusto 10 minuti e poi lo infilo in frigo, perché praticamente se voi la lasciate fuori un'ora, questa già comincia ad alzarsi e poi non dura quei 3-4 giorni che dovrebbe stare, dovrebbe durare, no? Invece potrei metterla anche tranquillamente subito in frigo. Naturalmente il mio frigo sta a livello 1, non è altissimo, quindi continuerà a crescere, a lievitare in frigo e potrebbe stare anche 4 giorni, anche 5, ma io di solito rinfresco prima perché il pane lo faccio ogni 2 o 3 giorni. Ok, e questo è questa, come vi ho detto, ora la copro. Questa deve andare a temperatura ambiente, attenzione, questa che mi servirà per panificare a temperatura ambiente. Poi volendo, se io decido di non panificare, volendo la posso anche mettere in frigo, è comunque un pezzo della mia pasta madre, eh? Però per panificare deve raddoppiare. Ok? E questo è tutto. Io vi ringrazio della visione, spero di essere stata chiara. Qualsiasi domanda sotto il video. Ciao a tutti!